Brado, questo è un mondo da scoprire a piedi. Sì, e questa costa solitamente sfruttata quasi esclusivamente per le sue cale, per le sue spiagge, quindi solo con interesse turistico balneare, in realtà riserva delle belle sorprese anche camminando sui sentieri costieri. Le possibilità sono tante. Anche... Ecco, per esempio, uno parte proprio qui alle nostre spalle. Sì, questo è Montirusso, un picco rilievo roccioso, granitico, che non arriva neanche a 100 metri di quota, ma è che è una piccola isola naturalistica veramente carina, isolata, interessante, che nasconde anche delle biodiversità. Parlavo di itinerari, di un mondo che consente spostamenti e anche offre giornate alternative, magari proprio in quelle giornate di maestrale in cui non è accessibile la spiaggia. Sì, quelle giornate in cui forse qualcuno che vorrebbe frequentare le spiagge non sa cos'altro fare. Qua una delle bellissime possibilità, e tra l'altro anche poco promossa forse, è un itinerario a piedi, un itinerario di trekking, così si chiamano, che parte dall'Isola Rossa e arriva fino a quasi Santa Teresa, fino a Santa Reparata. Sono 3 giorni di cammino perché sono ben 50 chilometri di linea costiera, quindi... E come si affrontano? Facendo delle soste? Ci sono punti attrezzati? Beh, sarebbero tre giornate, quindi 3 tappe, e ovviamente le possibilità sono diverse lungo il percorso, se escludiamo Isola Rossa, che è un centro abitato al punto di partenza, e Santa Reparata. In mezzo ci sono diverse possibilità, c'è Costa Paradiso, c'è Vignola, ci sono diversi centri turistici ai quali ci si può appoggiare per il pernottamento. Il trekking attraversa le spiagge o sceglie sempre percorsi un po' alternativi? No, le attraversa proprio tutte, non evita neanche una. È assolutamente costiero, segue parallelo alla linea di costa, e quando ci sono i sentieri in mezzo alla macchia mediterranea segue quelli. In qualche altra tratta invece segue la linea delle scogliere, quindi passa in mezzo alle rocce, mai passaggi impegnativi, sono sempre comunque percorsi di passeggiata, quindi estremamente semplici.